Asin ne temmi ton anemonstasin, tomen garenzen qui maculin detai, todenzen, ammes don tomesson, nahi foremmeza sun melaina, caimoni moxentes megalomala. Per men garantro sisto pedan echei, lai fos de panza delon ede, cai la chides megalai catauto. Colaisidan curai. Il poeta lirico-monodico Alceo di Mitilene è famoso soprattutto per i suoi carmi sul vino. Il vino è il rimedio di ogni male. E ne leggeremo alcuni. Ad esempio, il 335 Voit, il vino rimedio dei mali, in strofa alcaica. Ucre cacoisi tumon epitrepen, procopso mengar uden asamenoi. O bucchi, farmacon d'Ariston, o inon enecam enois metusten. Il convito invernale, da un frammento citato da Ateneo, a cui si ispirerà anche Orazio, ecco, per la nona ode del suo primo libro delle Odi, è sempre la strofe arcaica, in cui c'è la descrizione di un monte, che successivamente passa al tepore della casa dove si appresta il convito, il simposio. Iei menno Zeus ec dora no megas, caimon pepagai sin diudaton roai. Caballe ton caimon epi mentiteis, purren decernais oinon a Pheidos, melicron auta ramfi corsa, molcaton amfi balon gofallon. E infine l'arsura estiva, in cui c'è la descrizione, ecco, di un clima molto torrido, caldo, dove anche le cose inanimate, come le piante, hanno sete. E gli Asclepia dei Maggiori si alternano, ecco, la strofe tipica di Alceo, la strofe alcaica. Qui abbiamo Asclepia dei. Tegge pleomonas oino togar astron peritelletai, adora calepa panta de dipsais upa caumatos, acei dec petalon adea tectix. Anteides columos nun degiunaeces mia rotatai, leptoid andres epei de cephalan cae gona seirios asdei. Maledizione contro Pittaco di Alceo, frammento 129 volt. Durante il primo esilio di Alceo, rifugiatosi nel santuario di Era, Zeus e Dioniso, Alceo lancia una maledizione contro Pittaco, tiranno di Mitilene, il quale, dopo aver stretto alleanza con l'eteria di Alceo e dopo aver giurato di uccidere quelli che allora erano al potere, i Cleanattidi, si era avvicinato a Mirsilo, altro tiranno, e aveva forse denunciato i compagni, tra cui Alceo, costretto all'esilio. Traduzione di Francesco Sisti, Edizioni Garzanti. Questo sacro recinto, grande, comune, sul colle assolato, i Lesbi posero, e qui innalzarono altari agli dei beati, e Anziao denominarono Zeus, ed Eolia te, la dea gloriosa genitrice di tutto, e questo terzo denominarono Chemelios, Dioniso crudivoro. Con animo benigno subì il nostro voto, ascoltate, da questi affanni liberateci e dall'esilio penoso. Il figlio di Irra sia perseguitato dalle rinni di quelli che una volta giurammo, dopo il sacrificio, di non tradire mai, nessuno degli amici. O morti, rivestiti di terra, giacere per mano di quelli che allora comandavano, o dopo averli uccisi noi, liberare dalle pene il popolo. Fra tutti, il pancione non parlò con il cuore, ma calpestò facilmente i giuramenti, e adesso divora la nostra città. Alceo, frammento 38 Voit. Invito a bere rivolto all'amico, pensieri di morte.
Neppure Sisifo è riuscito a scamparla, nonostante la sua scaltrezza. Il motivo apertamente simposiaco era probabilmente connesso con temi politici, come accade in altri carmi, che leggiamo più estesamente in Alceo. Traduzione di Francesco Sisti, edizioni Garzanti. Bevi e inebriati con me, o Melanippo, che pensi? Una volta varcato l'Acheronte vorticoso, non tornerai più a vedere la luce pura del sole. Su via, non nutrire speranze grandi. Anche Sisifo, il re figlio di Eolo, di tutti il più scaltro, pensava di vincere la morte. Pur molto accorto, ma soggetto al destino, due volte varcò il vorticoso Acheronte, e una pena grande diede a lui da soffrire sotto la terra nera, il re Cronide. Ma a queste cose non pensare. Finché siamo giovani, ora più che mai dobbiamo sopportare le pene che il Dio ci dà. Frammento 140 volt di Alceo. Descrizione di una sala d'armi. E molto si è discusso sul luogo nel quale la scena è ambientata, o nella sala degli uomini di un palazzo nobiliare, secondo Morrison, citato dal Page, oppure, ipotesi meno probabile, la sala di un tempio di Ares, come ha pensato Bonanno. Discussa anche la qualità delle armi descritte, alcune foggia sicuramente arcaica, elmi con pennacchie equino, altre più recenti, lo scudo circolare dell'Oplita. Un insieme che è stato definito un po' troppo recisamente dal Page, eccentric and relatively old fashioned. La parte finale del frammento chiarifica comunque gli intenti della poesia, imprescindibile strumento della lotta politica, secondo Alceo, e il rapporto all'esito della contesa, espressione di stati d'animo, di gioia e di dolore, come ha scritto Gentili, ossia per iniziare una guerra, questa sala di armi. Traduzione di Francesco Sisti, edizioni Garzanti. La grande stanza luccica di bronzo, la sala è tutta adorna per Ares di elmi lucenti, sui quali ondeggiano bianchi cimieri equini, ornamento per la testa di eroi, schinieri di bronzo splendenti, tutti intorno sono disposti, difesa dal forte dardo, nascondono i chiodi, e corazze di lino nuovo, scudi concavi giù deposti, e accanto lame calcidesi, e accanto molte cinture e tuniche corte, tutto questo noi non possiamo dimenticare, una volta cominciata questa impresa. Frammento 208 a Voigt. Il grammatico Eraclito, testimone principale del frammento, ci informa che il carme è allegorico, ossia l'allegoria della nave, e che la nave in tempesta, descritta nel frammento, simboleggia la città di Mitilene, la città di Alceo, minacciata dal ritorno di Mirsilo, il tiranno. La metafora nave-stato è conseguentemente quella tempesta-guerra civile, e hanno lunga vita nella poesia greca. Oltre a vari passi di Teonide, si vede ad esempio Eschilo nei Sette contro Tebe, o Sofocle nell'Antigone, e soprattutto Orazio nei suoi Carmina. Traduzione di Francesco Sisti, edizioni Garzanti. Non comprendo lo scontro dei venti, da una parte rotola l'onda e dall'altra, e noi nel mezzo siamo trascinati con la nave nera, spossati molto dalla grande tempesta. L'acqua già invade la base dell'albero, la vela è tutta trasparente per i grandi squarci, le sartie cedono e i timoni, la cuna, che resistano almeno le scotte. Strette alle funi, questo solo potrebbe salvarmi, il carico è tutto fuori disperso. Lacuna. Frammento 338 volt. Il tema simposiale è preceduto da una precisa descrizione di paesaggio invernale. È famosa l'imitazione che di questo carme fece Orazio nel Carme primo, raffigurando il monte Soratte coperto di neve alta. Si deve arrostrare un'acuta analisi comparativa dei due carmi. Cantato nella comunità, il frammento 338 si rivolgeva naturalmente a tutti i presenti al banchetto, al simposio. Gli etairoi siedono al sicuro nella sala degli uomini e sentono parlare quasi con un brivido di piacere del freddo esterno. In Orazio, invece, allo scenario simposiale del Carme non si contrappone più una corrispondente realtà attuale, ma l'ode è composta per un pubblico di norma sconosciuto all'autore, che la legge o forse anche la sente recitare, senza trovarsi però in un ambiente a essa corrispondente, dunque un'occasione completamente diversa dall'eteria di Alceo. Traduzione di Francesco Sisti. Zeus piove dal cielo, un grande temporale. Sono gelati i corsi dei fiumi.
scaccia via questo inverno, attizzando il fuoco e mescendo senza risparmio vino dolce, e intorno alle tempie cingi fasce morbide di lana. Arsura estiva di Alceo, frammento 347 volt. L'invito a bere è questa volta ambientato in un paesaggio estivo. Il corto respiro delle frasi, soggetto e predicato, allineate paratatticamente, la mescolanza di elementi descrittivi e notazioni psicologiche contribuiscono ad arricchire il quadro di valenze espressionistiche di questo frammento alcaico. Il modello è Esiodeo nelle opere I giorni, ad esempio la citazione «Quando il cardo fiorisce, la cicala canora, stando sull'albero acuto, suo canto riversa, fitto da sotto le ali, nella pesante stagione d'estate. Allora più grasse sono le capre, e il vino è migliore, le donne più ardenti, ma sono fiacchi gli uomini, perché Sirio brucia la testa e i ginocchi, e secco il corpo per via della vampa. Ma allora è bello avere una roccia ombrosa e vino di Biblo». E ovviamente un riferimento a questo passo di Alceo è dato anche dai Carmi di Orazio. Traduzione di Francesco Sisti. «Inumidisci i polmoni di vino, la costellazione del cane compie il suo giro, la stagione è soffocante, tutto a sete per la calura, dai rami echeggia dolce la cicala e fiorisce il cardo. Ora le donne sono più impure e i maschi smunti, la testa e le ginocchia Sirio brucia». Il frammento 140 voit dei frammenti di Alceo, le armi per la guerra civile, poiché si descrive, ecco, una scena per una futura battaglia, una battaglia sicuramente di Alceo per conquistare il potere di Mitilene, è uno dei più interessanti. Non abbiamo la struttura classica, ecco, della strofe alcaica, come per Saffo la strofe saffica, ma abbiamo un ipponatteo, cioè il trimetro giambico scazzonte, più il gliconeo acefalo, seguito da doppio giambo. La lettura. Marmairei de megas domos calcò, paisa da re, che cos metai stega, lampraisin cuniaisi catan, leucoi cate per tenippio lofoi, neoisin kefal laisin andron, agalmata calchi ai de passalois cruptoisin perichemenai lamprai gnamides ercos iscuro beleos torraces teneolino coilai tecataspides beblemenai parde calchi di cais patai parde zomata polla cae cupassides ton ucesti la teste peide protiston upergon estamentode. Il frammento 129 voit di quelli di Alceo riguarda Pittaco Traditore, uno dei tiranni che inizialmente era alleato di Alceo contro Mirsilo per conquistare Mitilene, città dell'isola di Lesbo, ma poi, una volta che morto Mirsilo, Pittaco ha preso il potere esiliando la dinastia degli Alceidi, e quindi Alceo, in questa strofe alcaica, in questo carme, se la prende contro di lui, rinfacciandogli il giuramento che lui con tanta facilità ha calpestato e negato contro gli dei. La strofe alcaica, composta di endecasillabi tipici di Alceo, più l'adonio finale. Rato de lesbioi, eudeilon temenos, megà, su non catesan ende bomois, atanaton macaron etecan, caponumassan antiaon dia se dai olean cudalimanteon panton genet lanton deterton ton de chemelion onumassan zonusson omestan agiteunon
tu mons che tontes ammeteras aras, accusa tec de tonde mocton, argaleaste fugas rueste, che non erinnus ospota pomnumen, tomontes a medam medena ton et aeron, alletta nontes gan e piemme noi, che ses tu pandron oi tote picreten, e peita cacta nontes autois, damon upex aceon ruestai, che non o fusgon u dielexato prostumon alla braidios posin embrais e porci oisi daptei tan polinammi de diais. Uca nomo non glaucas Mursilo.